Liberi.tv, Riccardo Cressiamo, siamo in compagnia di Sua Eccellenza il Vescovo della città di Cosenza, qui oggi per il 20° anniversario del Banco Alimentare. Ha raccontato la parabola della moltiplicazione dei pani e dei pesci, che è molto bella, l'ha raccontata tra l'altro anche molto bene. Si può parlare oggi anche di una sorta di povertà spirituale, vista anche il richiamo che ha fatto all'educare, alla misericordia direi io, ma soprattutto all'altro? E in effetti la grande povertà oggi è proprio quella spirituale, che non ci fa andare incontro all'altro, perché chi è ricco spiritualmente è portato a condividere, ad essere generoso, e la povertà spirituale è quella che ci impedisce, perché ci fa diventare egoisti, autosufficienti, e purtroppo così vivendo non c'è quella capacità di stare vicino all'altro. Tra l'altro lei ricordava anche che è bello la questione del dare, ma non dare le briciole, solo le briciole, è giusto dare anche in maniera proporzionale a quello che si riceve, e si riceve non soltanto a livello economico, ma a livello appunto spirituale, quello che si dà anche nel dare, si riceve molto. Certo, qui c'entra molto la famiglia, che deve dare più affetto, più vicinanza, più educazione ai figli in questo senso, cioè ad essere generosi, ma aiutarli a non sprecare, ad essere essenziali. Una famiglia che fin dall'inizio comincia a offrire regali costosi, costosissimi, che poi diventano solo consumo e distrazione e chiusura in se stessi, secondo me non fanno un buon servizio ai figli. Ecco, allora combattere, come lei giustamente diceva, povertà spirituale, che diventando ricchezza spirituale diventa anche capacità di donarsi agli altri. Tra l'altro Papa Francesco ha richiamato proprio di recente la questione della sovralimentazione di alcuni popoli, anche del nostro. Di contro c'è invece la sottoalimentazione da parte invece dei bambini e delle categorie come gli anziani, ma pensiamo anche alle madri e in questo caso ai migranti che si rivolgono a noi e dovrebbero trovare accoglienza. Questa realtà è sotto i nostri occhi. Io ricordo quando ero responsabile delle missioni che i nostri missionari che venivano in Italia portavano ragazzi per essere curati e dicevano ci sono le malattie dei ricchi, e sono colesterolo, trigliceridi, diabete, obesità, e le malattie dei poveri, che è la fame. Io concluderei questa breve intervista chiedendole un consiglio che lei potrebbe dare a chi ci sta ascoltando, ai ragazzi, alle famiglie, come diceva prima. Sì, essere capaci di sobrietà, di essenzialità, di essere capaci di non gioire da soli, cioè si fa una festa, pensiamo che c'è gente che non può fare quella festa o altre feste, allora qualcosa destiniamola alla carità, alla solidarietà, e saremo più felici noi, ma perché faremo felici gli altri? Un po' come per chi ci crede ovviamente nell'Eucaristia, prendete e mangiatene tutti. Vedo che lei è preparato, benissimo. Grazie. Grazie. Buona serata. Altrettanto. Grazie. Buonasera.